Studio 7, in collaborazione con Sport Epiceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Francesco Tidone, ma soprattutto chi è Frank? Allora, Francesco Tidone sono io, il mio nome e cognome, e sono un ragazzo che ha questa passione per la chitarra elettrica, per la musica rock, fin da ragazzino. Frank è un soprannome che mi è stato dato da alcuni amici, anzi in realtà mi è stato dato da una persona che si chiama Claudio, voglio anche salutare, da Claudio Poggi. È una persona che si occupa anche lui di musica, bazzica nel settore musicale a Napoli. L'ho incontrato durante le registrazioni di questo EP, l'ho incontrato perché lui ogni tanto frequentava lo studio e niente, mi ha dato questo soprannome Frank Tidone perché mi prendeva in giro: Frank Tidone, io ti devo portare in America, Frank Tidone. Niente, sta cosa un po' per prendermi in giro è nato questo Frank Tidone, l'ho conservato, l'ho voluto utilizzare come nome d'artista, anche perché Frank è più abbreviato, quindi invece che Francesco, Frank più diretto, e quindi sì. E parliamo un po', allora, l'EP di debutto, un EP che come nasce, come hai tratto ispirazione a questi brani, da cosa nascono, come nascono? Allora, nascono da una mia necessità di mettermi alla prova con la chitarra elettrica, perché io ho sempre avuto questa passione e mi sono sempre messo in gioco attraverso progetti musicali con altri musicisti. Questi progetti musicali poi andando avanti col tempo comunque non duravano a lungo. Un po' per varie ragioni, perché comunque quando lavori con altre persone devi andare anche incontro alle esigenze degli altri, quindi evidentemente gli altri non avevano questa voglia di andare avanti come ce l'avevo io. Insomma, diciamo che dopo varie avventure che ci sono state con altri musicisti, altri progetti musicali, alla fine io, siccome non volevo abbandonare questa cosa, volevo andare avanti, ho deciso di mettermi in proprio e registrare dei brani miei, delle idee musicali che io sviluppavo col tempo, un po' suonando con uno, un po' suonando con un altro, avevo queste idee musicali e me le registravo un po' sul telefono, un po' sul computer, però le lasciavo sempre in disparte. Nel momento in cui mi sono trovato da solo, senza altri musicisti, ho detto, vabbè Francesco, tu che cosa vuoi fare? Vuoi continuare a suonare? Allora mettiti in proprio e manda avanti le tue idee musicali. E siccome io non sono un cantante, ho deciso di farlo semplicemente concentrandomi sulla chitarra elettrica. E quindi niente, ho iniziato ho messo su questi brani, ho incontrato ho conosciuto dei ragazzi che hanno uno studio di registrazione a Napoli, vicino dove abito io, in un quartiere che si chiama Bagnoli. A proposito, li saluto, loro sono la New Reel Records di Bagnoli, Napoli. Diego e Carmen, gli mando un grande saluto. Mi trovai in questo studio sempre perché in quel periodo fui chiamato da un ragazzo che canta e lui aveva bisogno di un chitarrista per registrare i suoi brani. Quindi io accettai questo incarico un po' come da turnista e entrai in studio di registrazione per registrare le parti di chitarra per lui. Per un periodo sono andato anche in giro a suonare con lui per qualche evento, però poi lui aveva altri impegni, aveva un altro lavoro, è andato avanti per la sua strada
E io mi sono ritrovato comunque di nuovo, come si dice a Napoli, appeso. Avevo conosciuto questi ragazzi che hanno questo studio di registrazione. Ho detto: vabbè, io voglio andare avanti. Se non c'è nessuno con cui suonare, sono da solo. E quindi ho contattato un batterista e una bassista sempre di Napoli. Gli ho proposto i miei brani e me li sono portati con me in studio. Abbiamo registrato questi brani. È andata avanti così. L'utilizzo della chitarra soltanto ultimamente ci sono tanti artisti, ad esempio anche Ghigo dell'Itfiba ha prodotto Novox e ha Sì, ho fatto visto. due dischi nell'arco di 2 anni, solo chitarra, ma anche Sì. vogliamo recitare Gio Satriani, è tutta una musica elettronica, ma effettivamente riesce a dare senso compiuto alla musica senza utilizzare le parole. C'è chi dà troppe parole e tu le tolte del tutto. Sì, io all'inizio mi sentivo anche un po' scoraggiato perché questi chitarristi che hai citato, come Gio Satriani o il chitarrista del Tfiba, loro si sono messi alla prova con dei progetti solisti. Però, vabbè, il chitarrista del Tfiba ha già un nome, cioè conosciuto, quindi mettersi nel mercato discografico con un brano, con un progetto strumentale, nel suo caso, immagino, comunque, vabbè, a parte che lui è bravo, fa parte di un gruppo storico italiano, eccetera, eccetera, però lui ha già un nome e penso che questo comunque influisca molto nelle tue decisioni, nella tua carriera. Mentre Satriani è conosciuto per una tecnica virtuosistica eccellente, oltre che ad un buon gusto musicale. Quindi loro sono chitarristi per me di livello molto alto. Nel mio caso, io all'inizio, quando ho iniziato questa avventura, ero un po' scoraggiato perché ho detto: ma dove vado? Cioè, mi vado a intromettere in un mercato musicale con questo progetto, non avendo una tecnica virtuosa e non avendo un nome, cioè è così. Infatti, molti mi hanno consigliato di lasciar stare, di non farlo. Mi hanno detto: no, Francesco, ma dove vai con questi brani così? Sembrano dei brani incompleti, non c'è una voce, poi non hai questa eccellente tecnica chitarristica. Però io devo dire la verità, io alla fine. Il mio scopo non era quello di eccellere nella tecnica o di fare chissà che cosa. Io volevo solamente cercare di trasmettere emotivamente tramite il mio strumento quello che io ho provato, un po' la mia personalità e il mio carattere attraverso i miei brani. Cioè, cioè io non mi paragono a un Satriani, a un Ghigo Renzulli, io sono semplicemente un ragazzo che attraverso la chitarra, che è uno strumento di comunicazione, cerco di esprimere le mie emozioni, punto. Poi, se il messaggio riesce ad arrivare, per me vuol dire che sono riuscito nel mio intento, che abbia o no una tecnica eccelsa. Quindi sì, questo è. C'è qualche artista a cui ti sei ispirato musicalmente? Sì, ce ne sono tanti. A me piace molto in particolare il chitarrista delle Zeppelin, Jimmy Page, come artisti stranieri, proprio perché lui, come chitarrista e musicista, è sempre stata una persona che ha cercato attraverso la sua musica di trasmettere un messaggio. Cioè, per lui non importava molto la tecnica o il virtuosismo, lui cercava di esprimersi attraverso lo strumento e di far arrivare il messaggio, punto. E poi vabbè, mi piace molto lui anche perché comunque è stato un po' l'organizzatore, quello che ha messo insieme uno dei gruppi rock più forti della storia, uno dei miei preferiti. Soprattutto in un periodo, gli anni 70, dove prima di loro c'erano i Beatles e Led Zeppelin uscirono. Io ho letto da qualche parte che in quel periodo i Led Zeppelin uscirono come gruppo underground, non erano un gruppo commerciale, le radio li trasmettevano durante gli orari notturni. Quindi loro comunque in un periodo di forte fermento musicale sono usciti comunque con un genere musicale che non era commerciale e poi sono riusciti, vabbè. Poi hanno fatto quello che hanno fatto. Comunque sì, lui è un chitarrista che mi è piaciuto molto.
è riuscito nel suo intento, mi ha sempre affascinato il suo modo di lavorare. C'è lui, vabbè, poi ovviamente i Jimi Hendrix, perché lui comunque da dopo il momento, vabbè, Hendrix ha svoltato, ha rivoluzionato proprio il sound della chitarra, è stato un sound che poi è stato introdotto in vari generi musicali. Però oltre questi classici ce ne sono tantissimi. Il Frusciante dei Red Hot Chili Peppers mi piace molto, perché quando iniziai a suonare la chitarra elettrica, uno dei miei primi gruppi con cui andavo a suonare nei pub, birrerie, erano, anzi li saluto, Simone, Sergio, Paolo e Diego, se mi sentono, se ci sono. E Frusciante, insomma, questi ragazzi con cui suonavo erano fissati con i Red Hot Chili Peppers. Io ascoltavo solo rock anni 70, di Purple, insomma, il classic rock degli anni 70. Loro avevano andavano pazzi per i Red Hot Chili Peppers, iniziarono a farmeli ascoltare e io iniziai ad interessarmi al suono di chitarra del chitarrista. E mi sono avvicinato alle ritmiche funky della chitarra. Poi a me è sempre piaciuto comunque appassionarmi anche alla storia dei chitarristi, dei musicisti, che cosa, da dove vengono, che cosa hanno fatto prima artisticamente. E quindi interessandomi alla chitarra, interessandomi sempre di più alla chitarra, mi sono sempre di più interessato alla storia dei chitarristi, dei musicisti, di quello che hanno fatto per cercare di farsi notare, per cercare di ricavarsi un posto nel mondo della musica. Insomma, Frusciante, Hendrix, Jimmy Page, i classici chitarristi rock degli anni 70, poi 80, vabbè, Van Halen, per me dopo Hendrix c'è Eddie Van Halen, per me lui, cioè, la chitarra dopo Hendrix l'ha rivoluzionata Van Halen. Poi guarda, ce ne sono tantissimi che mi piacciono, che adesso non mi vengono in mente tutti quanti, però ce ne sono veramente tanti, ma ancora oggi secondo me ne stanno uscendo. Uno degli ultimi che è uscito si chiama Nick Johnston, è un chitarrista canadese che ho iniziato a seguire da qualche anno, trovai quest'album pubblicato così su YouTube, l'intero album. Poi dopo un po' ho iniziato a vedere video in giro, lui era diventato endorser di una marca di chitarre, eccetera, eccetera. E mi piace in modo particolare perché ultimamente, quando si pensava che la musica rock stesse svanendo, che la chitarra non fosse più uno strumento da considerare nella musica, sono usciti comunque nuovi musicisti e chitarristi di nuova generazione, come appunto questo Nick Johnston, che fa, oltretutto, fa musica strumentale, però mi piace molto, molto bravo. Questo è uno degli ultimi e sono contento che oggi, nell'epoca odierna, stiano uscendo nuovi chitarristi. Come nasce quel video musicale di Lost? Da cosa è tratto l'ispirazione? Soprattutto perché in bianco e nero? Allora, Lost nasce da questo brano al quale stavo già lavorando, avevo la melodia in testa da tempo, che nacque in un periodo che io tornai dopo 5 anni che ho provato a vivere in Inghilterra, ho fatto delle esperienze lavorative all'estero, eccetera. Tornai in Italia perché, vabbè, avevo una ragazza italiana all'epoca, tornai in Italia, che però non abita nella mia città. Tornai a Napoli, comunque ogni volta andavo a trovare questa ragazza che abitava vicino a Bologna, e vabbè, comunque la relazione con lei non andò bene. Io lasciai l'Inghilterra per tornare in Italia. Lasciando casa sua in treno, tornando a casa, tra me e me mi sentivo perso, pensai, ma mo che cavolo faccio, ho lasciato l'Inghilterra, sono tornato per amore, perché pensavo la mia vita stesse prendendo un senso verso una direzione, invece all'improvviso, finita questa storia, mi sentii demotivato, non sapevo dove andare, non sapevo che fare, non volevo ritornare a casa. E in treno, mentre pensavo a questa cosa, ricordai questa melodia che avevo iniziato a suonare, una melodia che avevo iniziato a comporre quando avevo 20 anni, quando suonavo con uno dei miei primi gruppi, mentre andavo alle prove,
durante una pausa e l'altra delle prove, io mi mettevo in macchina, così fumavo una sigaretta e con la chitarra in mano accennavo sempre questa melodia. Mi è tornata in mente 20 anni dopo e ho motivato dal fatto che non sapevo dove andare, mi concentrai su questa melodia, iniziai a svilupparla e l'ho registrata. Poi contattai una mia amica che saluto, è la regista del video, si chiama Elena De Candia, e la contattai perché io dopo le superiori per un anno mi iscrissi all'università e al bar fuori l'università lavorava questa ragazza che stava lavorando per pagarsi gli studi e lei aveva questa passione del cinema. Poi anni dopo l'ho vista su Facebook e ho visto che lei era diventata comunque una videomaker, faceva video per artisti musicali e ho deciso di contattarla per girare questo video. Però avevo questo brano, non avevo un nome, non avevo niente, non avevo nessuna idea, non sapevo come svilupparlo, avevo solo fatto la musica. E siccome lei è appassionata di cinema, le ho dato carta bianca, ho detto: guarda Elena, vedi tu, fai quello che vuoi, vedi un po' se riesci a farci una storia, anche perché essendo un brano strumentale, io non sapevo il video come improntarlo. Lei pensò di fare un piccolo cortometraggio per far modo di dare parole alla musica attraverso delle immagini. E quindi lei si è inventata questa storia con quest'altro ragazzo che fa l'attore, Roberto, che lo saluto, è stato bravissimo. La decisione del bianco e nero, non lo so, è stata una sua scelta artistica. Ho dato proprio carta bianca alla regia, ho detto fai tutto tu. Basta che mi fai uscire un po' nel video, un pochino, e basta. Poi lascia parlare la musica attraverso le immagini. Anche perché vedevo che tutti i musicisti cacciavano sempre video dove loro suonavano, era sempre tutto incentrato sullo strumento, sul musicista. Invece io volevo fare in modo di girare un video musicale dove la musica ti potesse trasportare, dove non ti dovessi concentrare, dove non concentrarti su un musicista, ma lasciarti trasportare casomai delle immagini da una storia e fantasticarci sopra, in modo che ognuno la potesse interpretare a modo suo. Poi la musica è anche molto soggettiva, credo, a secondo di chi l'ascolta, ognuno si fa le proprie impressioni. E suonare dal vivo davanti alla quarta platea, che poi in realtà inizialmente è in silenzio perché dovete partire, loro stanno in silenzio, che poi è un silenzio che parla, poi incomincia ad ascoltare la musica, voi continuate a emettere quell'energia e loro ve la ritrasmettono, che sensazioni provi? Com'è che se io mi caco sempre sotto? Cioè, oddio, in vita mia poche volte mi sono trovato a suonare davanti a tantissima gente, un paio di volte che durante un festival. Poi mi è sempre capitato di suonare in posti piccolini oppure per strada, sì, anche per strada. No, io ti do la verità, ogni volta che vado ultimamente ho cercato di controllarla di più, ma tutte le volte che mi capita di suonare davanti a qualcuno, io mi sento piccolissimo, sento tutti, vedo tutti gli altri giganti, ho paura che mi mangino, io mi sento proprio piccolo, io, dentro di me inizio a tremare, poi sono, già mi faccio prendere dall'emozione, però cerco sempre di stare tranquillo, alla fine guardo la chitarra, cerco di guardare la chitarra e concentrarmi su di lei, come se stessi da solo io a casa a suonare, e poi tutto il resto viene da sé. È E comunque quando una sensazione. E niente, come dicevo, è sempre molto emozionante, spaventa sempre mettersi comunque al confronto di gente che ti possano giudicare, non sai mai quello che possono pensare di te. Però fa parte del mestiere. Cioè. quando suoni sia nella piazza davanti a poca gente o su un palco, quando inizi a suonare la tua canzone, poi in realtà tu inizi a suonare, poi ti fai prendere da quella sensazione che poi la canzone cambia e prende vita. C'è questa sensazione che poi in realtà tu parti con il tuo brano, che in realtà è quello, però tende un pochettino a modificarsi anche a secondo di chi c'è davanti. Ti capita la sensazione? Sì, questo mi è capitato, sì. Con questi brani ancora non mi è successo perché ancora non li ho suonati dal vivo. Mi sto organizzando per preparare una serata,
Anche perché io quando ho iniziato a registrare, poi c'è stato il primo lockdown per il Covid, quindi non ho avuto occasione, non ho mai avuto occasione di suonare questi brani dal vivo e non vedo l'ora di farlo. Mentre in passato, quando mi è capitato, ho suonato per un periodo con un ragazzo che suonava il violino, abbiamo suonato per strada, in giro per l'Italia, ci siamo messi in viaggio con un camper da Napoli alla Francia, facendo solo il primo pieno di benzina a Napoli e siamo partiti. E a Roma abbiamo iniziato a suonare sia per strada che per vari localini e baretti, andavamo sempre a chiedere se potevamo suonare. E da lì abbiamo iniziato a suonare e ci siamo mantenuti le spese di viaggio solo suonando. E quindi questo per dire, in quel periodo sì, suonavo davanti ad altre persone, suonavamo dei brani sì, composti da noi, e comunque il brano, a secondo delle circostanze, a secondo delle persone, a secondo di quello che senti, comunque lo modifichi, lo cambia sempre un poco, almeno per quanto mi riguarda, io quando suono qualcosa dal vivo non è mai la stessa cosa, comunque si cambia sempre a secondo di quello che stai vivendo, di quello che senti, delle persone che incontri, di com'è la giornata, di cosa è successo ieri, di cosa pensi che potrà succedere domani. Insomma, cerco sempre di lasciarmi trasportare, di sentire quello che suono. E collaborazioni le hai fatte, che cosa ricordi delle collaborazioni, o se hai intenzione successivamente, un sogno di fare una collaborazione con qualcuno particolare? Collaborazioni no, non ne ho ancora fatte. Sì, ne ho fatte nel mio piccolo con qualche amico che suona, qualche amico musicista, ma dire che sono un musicista che fa delle collaborazioni con altri, no, ancora non mi è successo. Chissà, io spero che mi possa capitare, cioè perché no, prima di tutto devo studiare molto e devo esercitarmi ancora tantissimo, però sì, a me piacerebbe molto collaborare con qualcuno, soprattutto con qualche cantante, perché mi piacerebbe comunque se riuscisse a trovare qualcuno che potesse dare voce a qualche mio brano, vorrei provare questo esperimento e vedere che cosa esce fuori. Quindi lo dico, se qualcuno è interessato alla mia musica vorrebbe fare delle collaborazioni, cantarci sopra, io sono disponibile. E sogni nel cassetto, penso che la scrivania sia ben piantata a terra, non se l'ha fregata nessuno. No, sogni nel cassetto di stare sempre bene, di avere sempre la possibilità di svegliarmi ogni giorno e avere tempo e disponibilità per dedicare tempo alla musica, agli amici, alle cose semplici. È ovvio che si dico il sogno del mio cassetto è quello là di andare avanti con la musica, di fare sempre cose più belle, eccetera. Però io credo che se una persona riesce a vivere bene la propria vita tutti i giorni, poi tutto il resto viene da sé. Quindi, perché conosco tante persone che vivono casomai con delle ambizioni e sono anche molto logorate dalle ambizioni, e magari non tutti ci riescono a raggiungere certe ambizioni e poi vivono male. Invece io credo che alla fine, cioè io sono sempre stata una persona che se riesco ad avere il mio posto dove stare, quel piccolo lavoro, quell'entrata economica e la possibilità di avere tempo a disposizione da dedicare alla mia passione, sto benissimo. Quindi questo è il mio sogno del cassetto, che io stia sempre bene, io e le persone a cui voglio bene. A questo punto ci ricordi dove poterti raggiungere? Il social, dove poter trovare il disco, dove poterlo scaricare? Allora Pietro, a me le persone mi possono trovare su Facebook come Frank Tidone, questa è la pagina artista che è ancora un po' spoglia perché le stiamo mettendo, cioè ci stiamo lavorando in questi giorni, anzi voglio salutare l'ufficio stampa che mi sta seguendo e li voglio ringraziare per il lavoro che stanno facendo, sono molto disponibili e anche molto bravi, devo dire la verità. L'ufficio stampa si chiama Brainstorm Music e le persone che ci lavorano sono Camilla Ortolani e Noemi Schiari, rispettivamente ufficio stampa e social media manager e grafica. Le saluto, le mando un saluto, le ringrazio ancora e spero che
E niente, spero che le cose vadano sempre meglio. E quindi le persone mi possono trovare su Frank Tidone Facebook. Poi c'è il mio profilo personale, che è sempre comunque una pagina, può sempre servire, Francesco Tidone. Su Instagram mi trovate come Frank Tidone e su YouTube sempre come Frank Tidone. Su Spotify, Ah, Spotify, sì, Frank Tidone su Spotify, su tutte le piattaforme digitali, di streaming, su Bandcamp, potete acquistare il CD se volete. Purtroppo non ho delle copie del CD qui con me perché attualmente non mi trovo a casa mia, le copie mi sono arrivate a casa a Napoli e quindi in settimana dovrei andare a casa e mostrarle in qualche fotografia sui social. Però se vanno ho condiviso un link sulla mia pagina Facebook Francesco Tidone, di Bandcamp, dove loro cliccando possono sia ascoltare i brani streaming, sia scaricare l'album digitale che acquistare online il CD. CD è un semplice CD per chi volesse avere comunque un supporto fisico, è molto semplice, copertina in cartone, nome dei brani e niente. L'ho fatto un po' come biglietto da visita. Voglio anche salutare, mi sono dimenticato, un mio amico Luca Caligiuli, in arte Ninni, che da poco è uscito come cantautore, sta cercando di farsi strada sempre a Napoli. Noi spesso parliamo insieme di musica, eccetera, quindi volevo cogliere l'occasione per salutarlo. Un saluto e un in bocca al lupo per quello che sta facendo con la musica. E gli auguro tante cose buone, perché se lo merita. Volevo mandare un saluto a un locale a Napoli che si chiama Nevermind ed è un locale adibito per musica dal vivo. È di un mio amico ed è un locale a cui io tengo molto perché dà spazio e voce a tante persone. E io quando tornai dall'Inghilterra, che non sapevo un po' che fare, che non stavo più lavorando, iniziai ogni settimana a frequentare questo locale. Lui, oltre che organizzare veri e propri concerti il fine settimana, dava sempre spazio durante la settimana a chiunque volesse esibirsi. Quindi io andando lì conoscevo un sacco di gente che suonava, facevamo jam session e niente, sì, era un luogo, è un luogo comunque di scambio e di ritrovo musicale. Io lo mando un saluto, Cesare, Nevermind. Studio 7, in collaborazione con Sport Epiceno Game, presenta l'intervista di Pietro.